Nona vittoria consecutiva in casa per la Infodrive Capodorlando che fa un bel regalo di Pasqua ai propri supporter, battendo Crema 88 a 72 nel 26esimo turno del campionato di Serie B, Girone B. Infrasettimanale dovuto alle festività pasquali, con Crema che dura appena 5 minuti. Per il resto è monologo bianco-azzurro, 22 a 13 il primo quarto con Triassi e Binelli sugli scudi. La formazione di Robustelli chiude il primo tempo in vantaggio in doppia cifra sul 41 a 31. Alla Infodrive Arena i paladini giocano con una sicurezza che non hanno mai avuto in trasferta. Si riparte e c'è il massimo vantaggio con Okereke, 5 punti in fila tra campo e lunetta per il 46 a 31 in 90 secondi. Infodrive che gioca in scioltezza, tripla di Triassi per il più 18 e poi Cuffaro segna due bombe sul finire del terzo periodo che valgono il 67 a 52 al trentesimo. Ultimo periodo con la Infodrive in controllo. Capitan Laganà piazza tre bombe in fila per il più 19 a metà quarto quarto. Il finale allora è puro garbage time. Giusto il tempo di dare spazio ai giovani Tonarelli, Carlo Stella e Collova, prima di festeggiare. Adesso l'Orlandina punta ai playoff. Sicuramente è una partita che ci fa bene, una partita che siamo riusciti a condurre dall'inizio alla fine. E sono molto contento della prestazione offerta. Prestazione solida, quella che volevamo, soprattutto dal punto di vista difensivo. Poi i 72 punti subiti nel finale chiaramente fanno un po', lasciano un po' il tempo che trovano per i minuti di garbage. Sono contento di essere riuscito a dare di nuovo spazio finale, una gratificazione ai ragazzini più piccoli, e sono molto molto contento.